Fin qui gli oratori, ora sentiamo i particolari dell'accordo per il recupero dei beni artistici, architettonici, ecclesiastici. Quindi sottoscriviamo un'intesa per costruire con la CEM, con la Conferenza Episcopale Marchigiana, questa strategia di recupero di beni culturali significativi e in pericolo in questo momento nella vita della nostra comunità perché possano essere ripristinati, recuperati e restituiti alla fruizione della comunità regionale. Sono luoghi di culto e luoghi di cultura, quindi sono luoghi dove la nostra comunità potrà esprimere la sua vocazione religiosa ma anche coltivare i suoi aspetti spirituali di diversa natura. Ci teniamo particolarmente perché questo progetto poi si inquadra, come diceva lei, nel recupero anche dei beni culturali danneggiati dalle recenti nevicate.